Toro, parliamo di polenta, parliamo di sapori, ma più che altro di saperi. Che cosa vuol dire la polenta? Beh, la polenta innanzitutto bisogna dire che l'evento di Storo capita a fagiolo, si può dire, perché teniamo conto che il mais è un prodotto importato in Europa e in Italia dagli Stati Uniti e in questi giorni rincorre il Columbus Day, cioè rincorre la storia di quando Colombo scoprì l'America. Senza che Colombo scoprisse l'America, oggi probabilmente non avremmo in Europa nessun mais. Fra tutti i mais, il nostrano di Storo sicuramente è quello che si presta meglio a un discorso di polenta, tenendo conto che la polenta non è più un prodotto povero, non è più un piatto diciamo così che sfamava, ma oggi diventa una ricchezza culturale e territoriale molto importante, è un piatto ricco. In più oggi a Storo abbiamo notato quanto gli ingredienti collegati alla polenta facciano veramente la differenza e facciano dei piatti estremamente interessanti, tenendo conto che il mais è un cereale che è senza glutine e quindi la polenta ha anche questo grande vantaggio di essere un piatto rivalutato e rivalutabile in termini di salutismo e in termini di prevenzione nei confronti di determinate allergie. Parlando invece di economia di territorio, che cosa ha fatto questo mais per Storo? Beh, io credo che il mais ha lanciato Storo a livello sicuramente regionale ma soprattutto nazionale. E non possiamo dimenticare il Colombo di Storo, che è il nostro amico Vigilio. Allora sì, c'è questo grande personaggio di Agri 90 che ci ha messo anima, mente, corpo, coscienza, spirito ed è riuscito a fare questa grande realtà economica e imprenditoriale, ma che coinvolge 300 ettari di territorio, coinvolge una cinquantina o sessantina di produttori, dove il mais è diventato un po' il simbolo di tutta la Valle del Chiese. È molto interessante quello che è stato detto proprio oggi, in questi giorni, che il mais sarà intervallato con il frumento, o tenero o duro, questo lo si vedrà. E questo secondo me è un altro grande segnale del territorio di Storo, è un grande segnale della coltivazione del grano turco, cioè che non rimane più una monocultura ma diventa un prodotto all'interno di una biodiversità di coltivazione, di produzione e anche penso di alimentare, e alimentare perché abbiamo di fronte poi una varietà di prodotti ottenuti dal mais, dal grano turco, che è eccezionale. Faccio solo un esempio di questi prodotti che secondo me è eccezionale, della galletta che sostituisce il pane, che sostituisce i grissini, che sostituisce tanti altri prodotti, diciamo così, riempitivi della tavola. In questo caso anche questo però è un prodotto leggero, facilmente digeribile e non contiene glutine, quindi è un'altra specie di grande vantaggio per la salute umana.